Ciao a tutti, dunque, spero che mi possiate sentire, che non ci sia più un'interruzione perché c'è una rompipalle che è venuta qua a chiedermi le cose. Anche se stavo registrando, ho continuato a cagare il cazzo. Comunque, quello che volevo dirvi è che, insomma, anche oggi mi sono presa la mia dote normale, il mio numero normale di insulti, perché c'era un video di Max Noret che ho commentato. E praticamente il succo della questione è che Max Noreg parlava di quei tizi che vanno dappertutto a dire che noi italiani ce la tiriamo. E io penso questo, che se una ragazza si concede, viene insultata anche da quello che, a cui insomma, ha dato certe cose. Quindi bah, non conviene proprio lasciarsi andare d'avventura in Italia, secondo me. Quindi noi italiane ce la tiriamo, quindi siamo delle stronze, possiamo dirlo. E niente, io ho commentato dicendo che ci sono pure dei cinquantenni che lo vanno a dire in giro ed è una cosa tristissima, no? Perché a 50 anni dovresti un po', non lo so, avere forse la tua famiglia, dei figli, non andarti a preoccupare delle ragazzine che se la tirano o meno. Comunque ci sono dei pedofili che fanno queste cose e ne so qualcosa, ne ho conosciuti purtroppo. E invece di dirmi mi dispiace per le persone del cazzo che hai conosciuto, un tizio è andato a insultare Max Noret. Ciao Max, ti hanno dato del cretino. E comunque a me hanno dato della tizia che fa schifo perché ha scritto se fate schifo, punto. Quindi lui è riuscito a capire da una foto in cui io avevo un anno ed ero con mia nonna che da grande avrei fatto schifo. Almeno, non so, farsi venire il dubbio, potrei fare schifo, no? Già un anno facevo schifo e io ho continuato, io sono una ortodossa, sono per la coerenza. Quindi, niente. Pensato bene di giudicarmi così e niente, lo apprezziamo. Mi chiedo soltanto se quelle persone non abbiano una madre italiana, una cugina italiana, che faccia schifo anche lei, perché per coerenza. Dopodiché lui ha detto: ma comunque io sto con una russa, liberissimo, cioè non me ne frega niente, buon per te. Salutami la tua signora. Io tra l'altro sono stata nei paesi dell'est, quindi posso dire che mi piacciono. Non è che quando mi sono baciata con un ragazzo cieco ho subito pensato che schifo gli italiani, madonna mia. Quindi non lo so, sono arrivata al punto di pensare che veramente queste persone odiano le donne, a meno che queste donne non gli dicano sempre di sì. Tra l'altro ho visto molti matrimoni tra uomini ciechi, scusate, tra donne cieche e uomini italiani. Finivano tutti con i divorzi e anche piuttosto cattivi, cioè proprio vedevi prima l'amore, no? Poi l'odio, la guerra del roses. Io ci penserei due volte prima di dire certe cose. Ma vedete voi, insultate pure tutti, eh! Facilità! Un bacione!